Arriva alla quarta di campionato, la prima storica vittoria del Gragnano in Serie A2 sul parquet della Città della Pasta. Un'ottima prova quella dei ragazzi di Pierrotti, che centrano i primi 3 punti casalinghi della stagione contro un buon Città del Golfo. Padroni di casa che partono subito forte, Machado ci prova da lontano, ma ben ci venga è pronto. Poi tocca a Cuomo, palla deviata in corner. Al quarto si vedono gli ospiti con Danilo, ma Amoruso è reattivo. È ancora Machado a provarci, ma la sua conclusione è deviata in corner. E quindi la volta di Diogo, al settimo, a divorarsi un gol già fatto. Passa qualche secondo e Cuomo colpisce un palo clamoroso dopo una grande sponda di testa di Diogo. All'11esimo arriva la beffa momentanea per il Gragnano. Fallo dubbio assegnato agli ospiti. Gran schema su punizione con conclusione finale di Loases, che porta in vantaggio i laziali di Vaz. Da questo momento in poi è Gragnano show. Al 13esimo Durante segna dopo una punizione battuta da Machado. Appena un minuto, palo scheggiato da Diogo, bravissimo a girarsi velocemente ed in poco spazio. Poi è lo stesso Diogo a portare in vantaggio i suoi dopo l'assist di Viapiana. Al 16esimo la doppietta di Durante è servita, complice una deviazione. A quasi 2 minuti dal termine del primo tempo è clamoroso, la rete è sciupata da Diogo, che dopo un numero splendido spedisce fuori a porta vuota. Nella ripresa poche emozioni, con i padroni di casa che gestiscono il risultato e pungono quando possibile, mentre gli ospiti mostrano tutti i propri limiti, soprattutto in fase offensiva. Al quinto Danilo tenta di accorciare le distanze. Dopo 3 giri di lancette il Gragnano trova la quarta marcatura, ancora con Diogo che deposita a porta vuota dopo un assist di Machado, probabilmente il migliore in campo. Lo stesso Machado al 10° centra la traversa dopo aver tentato il cucchiaio su Bencivenga. A 3 minuti dal termine è Viapiana a realizzare il definitivo 5-1, dribbling sul portiere e rete a porta vuota. Però è sempre così, no? Quando vinciamo l'altra squadra è scarsa, no? Ma io penso che non cambia niente, perché la nostra squadra sta tutti i giorni qua lavorando. Nosso obiettivo è fare una salvezza tranquillo, ma principalmente, se possibile, andare a Coppa Italia. Sì, io pensavo che questa è una questione di tempo, no? Io arrivato qua, acho che adesso fa 40 giorni, a squadra aveva un mister, il Serratore, che è un bravissimo mister, e adesso sto io, è gioco diverso, è a preparação diversa, mas o importante é que todos os jogadores estão conscientes, eles estão com a testa qua dentro de campo e fora. O importante é nós lavorarmos, que acho que o porta-fortuna de questa squadra é questo, si chiama lavoro. Buona partita, una buona prestazione. Spero che continuiamo così, perché dare tutto in campo, come avevamo chiesto io e il mio socio architetto Longobardi in settimana, sembra che i giocatori abbiano recepito e hanno giocato con grinta, come noi vogliamo che giocano sempre. Poi il pallone è rotondo, stavolta ci è andata bene, speriamo che continuiamo così.